sono stati presentati i restauri e le manutenzioni dei dipinti della Sala della Colazione di Palazzo Reale a Torino. Grazie al contributo del Consiglio regionale e al supporto degli amici di Palazzo Reale, è stato restaurato il grande dipinto La Battaglia di Farsalia, gruppo di cavalieri antichi, e sono stati fatti interventi di manutenzione su altre 6 opere. Come nasce questa iniziativa? Nasce per, diciamo, input del Consiglio regionale del Piemonte, quello che quest'anno ha deciso, d'accordo con la direzione regionale, di procedere al restauro di alcuni dipinti che una volta erano collocati nella Sala della Colazione, diciamo, fino al 1961, e poi erano stati collocati nei depositi perché non perfettamente in ordine sotto il profilo della conservazione. Grazie a questa iniziativa, che secondo quanto è scritto nella convenzione stipulata anche con noi, dovrebbe ripetersi per tutti gli anni con un restauro all'anno, la Sala della Colazione ha potuto riacquistare l'allestimento originario come documentato dalle fotografie anteriori al 1961. Qual è la principale opera oggetto del restauro? Si tratta della Battaglia di Farsalo o di Farsalia, un'opera di Felice Manassero, un pittore allievo di Claudio Francesco Beaumont, il grande artista che ha dominato il secolo del Rococò a Torino. Quindi si tratta di un'opera particolarmente significativa in relazione con un ciclo di arazzi destinato a Palazzo Reale che furono eseguiti su disegni dello stesso Beaumont.